ci potevamo farlo dire. Oltre ai caratteristici ci sono poi delle veramente compassate di almeno 2 secondi, 3 secondi, ma riescono a incidersi nella memoria più di quanto faccia il protagonista di un film attuale. Certo. Allora questo succede a me, che naturalmente gli altri non potranno essere d'accordo. E anche questi passaggi brevissimi sono stessi. Sì. C'è una vecchietta a un certo punto. Da molto tempo. Non lo si trova. Il protagonista, Franca Valeri, si crede sia morta in un incidente ferroviario. Non ci sono i cellulari, non c'è una comunicazione immediata, arrivano poche notizie e quindi la si dà per morta. E organizzano già questa camera di legno nella sua casa in cui è nata. C'è una vecchietta in un angolo, addetta a recitare Rosario, che ogni volta che passa qualcuno dice com'era buona e fa così. Ma si vede benissimo che lo dice perché l'ha pagata, perché comunque viveva le spese, cioè non è neanche questa. Neanche lei si salva. Neanche lei si salva, nessuno si salva. Dai, due protagonisti principali, Sol e la Valeri, sono crudeli, si odiano tra di loro, vorrebbero veramente vedersi in occhi, e a tutti gli altri non c'è uno che si può salvare, non c'è un personaggio buono, un personaggio positivo, positivo nel senso contro la morte. Cioè, il fatto è, io comunque devo calpestarti per poter vivere. Siamo in un momento in cui comunque c'è una grande... è un periodo che mi ricorda molto quello che viviamo oggi, anche se completamente diverso. Perché in quel periodo c'era la nascita di quello che si chiamava Polizia, cioè la grande industrializzazione dell'Italia, tutti volevano prenderne parte, tutti volevano avere la propria fetta di grosso guadagno. Guarda Beatrice, secondo te quanto l'ho pagato? E tu devi tirare e indovinare, e allora devi sempre andare al ripasso. Ma questa però è una milanesità nuova, cioè il vero... E il milanese degli anni 60, il Brebrelli era famoso per la discrezione. Sì, ma sto parlando, parlando dei Brianzoli, però siccome fuori tutti pensate che i Brianzoli e come quelli che pensano che i ciocciari siano domani. Vado a dire a uno che abita in via della Scrofa, come la nostra amica Cinciarelli, vado a dire che il romano è ciocciari. Ti picchia, no? Certo. Il milanese è una cosa diversa dal Brianzolo, il famoso Polish. È Brianzolo, quello che arriva col SUV è Brianzolo, che ostenta è Brianzolo, però occhio a non confondere questi Brianzoli con quelli del film Il Capitale Umano, perché sono completamente sbagliati, cioè che si è fatto un pasticcio totale, cioè non c'entrano assolutamente nulla, cioè non, ma anche nei dettagli, questa qui che dice faccio la singola cronaca, cioè la cronaca culturale teatrale della Prealpina, intanto il giornale di Varese che non fa parte della Brianza. Brianza è un'altra cosa e non ha pagina culturale la Prealpina, la Prealpina la conosco da 50 anni, non ha pagina culturale la Prealpina, sono le notizie di Brusilpiano, tutti i paesini della zona e le corse dei cavalli li portano delle bettole, basta, era una volta il tempo quando c'era ancora la squadra di pallacanestro, questo anche lì, ma stanno tutto male, per cui è veramente una Brianza vista da Livorno, sì. Cioè io dico allora va bene, adesso facciamo franchezza totalmente, sì. Poi con anche cattiveria, ma non la cattiveria di Dino Risi, che era una cattiveria di un uomo cattivo, qui è la cattiveria di Dino Risi, lo faceva da questa cattiveria che era dentro, no? Doveva esprimere in qualche modo, odiava il mondo, punto e basta. Non odiava una parte del mondo, odiava tutti. A me spiace non averlo incrociato, incontrato mai in vita mia, perché veramente, cioè, perché era un uomo veramente cattivo, ma veramente. Totalmente quella caratteristica. Un'idea che ti sei fatto, una causa possibile. Che domanda, dovevi dirmi la prima che te molto complessa. Intanto quando è finito questo mondo? Diciamo che Fantozzi è ancora cattivo? I primi due film di Fantozzi sono molto cattivi perché li ha girati un altro grande visto che sono scritto, che è Gian Salce. Sì. Gli altri invece sono poi una ripetizione infinita di quelle cose che già fatto. Certo. Cioè io proprio una volta mi sono ecco, una cosa mi piacerebbe fare dissezionando Fantozzi, perché in Fantozzi ci sono tante cose copiate, ma non da sé. Oltre con Fantozzi il villaggio tende molto a copiarsi. Poi usando gli stessi sceneggiatori di altri film, usano le stesse cose. Per esempio quando Mariangela resta incinta e devono farla abortire, poi non abortisce lui. La stessa cosa dei venuti e compagni l'avevano messa già in Amici miei. Quando la figlia di Conte nasce di Tognazzi resta incinta e devono farla abortire, non abortisce lui. Lì è giocata in maniera un po' più drammatica. In Fantozzi
la scena del, una cosa che mi fa veramente impressione, che nessuno si ricorda mai, la scena in cui vanno al, non so se voi conoscete i film di Fantozzi, vanno al Night, l'ippopotamo, pieno così di belle signore sole, che vengono tre tacche peso. Sì, che vanno nel locale, il locale è vuoto, e perché quella dice, siete i miei clienti, da 6 mesi a quella parte. E la stessa cosa, identica, succede in un film di Germi, che si chiama Signore e Signore, bellissimo, inventato Trezzo, in cui loro, questi 13 anni diventati ricchi, impazziscono, andiamo al Night, vanno al Night, nel Night non c'è nessuno, ed è la stessa cosa, perché quella dice, siete i primi clienti, e intende di da 6 mesi a quella parte. Ma nessuno dice, scusi il villaggio, ma lei sta copiando miseramente tutto, poi parte, rubate, a Mel Brooks, cioè. Ma avevo fatto proprio una lista, prima o poi... la commedia invece italiana di questo stile finisce con Pasolini. Pasolini mette fine a questa cosa, perché Pasolini cosa fa? Il Decamero. Quando Pasolini dice il Decamero, 68, 60, 60, 70, in quel periodo, quando Pasolini fa il Decamero, il cinema popolare, che prima era questo, era tutto a morto ormai, non c'è più, cosa fa? Comincia a vivere di parodie. Il Decameron di Pasolini dà il via a tutta una serie di filmetti, parodia, fintamente, pseudo, lontanamente erotici, di ambientazione tardo, strana, medievale, con dei titoli anche meravigliosi, tipo i racconti di Viterburi, che io ho sempre trovato da premio, quello fa un titolo sotto i racconti di Viterburi, oppure la, quella bella Antonia, prima prima suola poi di Monia, cioè, per cui non si fanno più film di questo tipo perché vengono usati, anche perché i film di Pasolini costano talmente tanto, come anche i film di Fellini, che i produttori riciclano le scene, riciclano le ambientazioni, e quindi per fare altri filmetti, cioè, quindi non si fa più il film di questo tipo, per esempio il Mugno, e nasce tutta questa parte di film di parodia, poi arriveranno anche Franchi e Garcia con la loro parte di parodia, altro titolo meraviglioso, Kufu dalla Sicilia con furore, che è una parodia dei film di Kung Fu. E quindi nessuno fa più questo tipo di cinema. Nasce dall'altra parte il contrasto, il cinema impegnato politicamente, Moretti in primo luogo, il 540 del libro, e mi hanno anche accusato di parlare mai di Moretti, ma non parlo mai di Moretti, dico soltanto che Moretti dice quella famosa frase su Alberto Sordi, sì, che non è vi meritate Alberto Sordi, ma è ti meriti, perché se litigato con una persona, basta andare su YouTube lo trovi, litiga, dice ti merita Alberto Sordi, invece lo dicono vi meritate, senza capire chi è Alberto Sordi, perché comunque non aveva capito alcune cose. E quindi da Moretti in poi c'è tutta questa parte del cinema impegnato, dopodiché c'è la fase negli anni 90, ma finisce, negli anni 80 aveva finito l'impegno, negli anni 90, fino all'89, così, nasce il cinema minimalista. Le storielle del mio bar, la settimana del sito, la quotidianità è stata da solo. C'è queste piccole quotidianità in cui tutti sono buonini, carini, cioè non c'è mai il personaggio negativo, l'archibugi che bisogna prendere a colpi del soppetto, praticamente, un grande cocco. Questa stiamo vedendo questi tutti intorno di cantano la donna cantante, questo film è una cagata pazzesca. E allora si è andato avanti con questa cosa qui, quindi poi si è arrivati al buonismo totale, quindi non puoi più essere cattivo, perché se sei cattivo soprattutto. Oggi quale sarebbe il film meravigliosamente cattivo da fare? Uno l'ho detto prima, no? Tutti i film sugli extracomunitari. Non puoi farli. Io ho scritto un libro in cui sono protagonisti di Rumeni, vicini di casa, ai Bucci, in cui ho raccontato veramente, vabbè, un po' romanzato, quello che facevano i vicini di casa, che erano tutti rumeni, rubano, sono là. Questa è la famiglia più ingenua di tutta la Romania, della Sontrocca del Suc, che compravano continuamente. Adesso lui, l'ho visto ieri sera, è arrivato a 50.000 euro di debiti con le banche, perché continua a fare finanziamenti per comprare i telefoni, i televisori. Hanno 4 stanze e hanno 4 televisori. Cioè, non so farne a meno, non so farne a meno. Ecco, quindi quando ho scritto ai Dulci, in cui si rideva un po' di questo atteggiamento consumistico, no? Di gente che è abituata a vivere nella povertà dell'est, poi arriva, come hanno fatto i berlinesi, sì, i berlinesi, la prima cosa che fanno, vanno a prendersi le banane, perché da loro costano moltissimo, non so mai capito perché.
e quindi non sono fatto un po' di danari e ce ne sono andati tutti nei porno shop di Berlino. Se tu parli di questo, passi da... No, mi hanno detto, una mi aveva invitato, io ho avuto la sventura di andare a presentare da che tempo di fare a Luce. Evidentemente non l'hanno capito quelli che l'hanno visto, perché mi hanno telefonato centri che organizzavano queste cose, mandavo il libro, ma il suo libro è un libro comico, cioè non è un libro comico, è un libro grottesco. Ma si ride, non sono casi e temi di cui bisogna ridere. I nostri fratelli migranti, ma quali fratelli migranti? Cioè questi vengono dalla Romania, abitano sulla casa mia, hanno riempito la casa di oggetti elettronici, non sanno più come pagare i bollettini, si scontrano con un mondo cattivo, perché è un mondo cattivo, perché aveva bisogno del frigorifero, come racconto. Noi gli fanno i bollettini postali, perché la tipa della femmina domestica che era lì nel centro commerciale, mi ha detto in faccia, se non rumeno di te non ci fidiamo. Quindi sono andato io, in compagnia di Marian, che nel libro invece si chiama Leonardo Nicolai, sono andato, mi sono seduto e questa mi fa e non te sei portato la linea dalla Romania, no? Allora, senti signora, se vuole le faccio ritirare il permesso di soggiorno da Milano, la faccio trovare dove venga. Io sono nato qui molti anni prima di lei. Ah, mi scusi, cioè, vabbè. Quindi tutta questa cattiveria c'è nel libro, ma loro no, loro vogliono la cattiveria di del libro con dei coccodrilli nel mare, ci sono coccodrilli, c'è sempre il bambino fungente, il bambino dell'aquilo, sì, lo stereotipo, il bambino dell'aquilo, perché è rassicurante, sì, io donna infibulata, cioè, e tu dici va bene, il primo è una cosa che succede veramente, questa cosa dell'infibulazione, cavolo, sono 30 cadaveri ancora non riescono a togliere da un barcone, dalle notizie di ieri, ci sono, ma non dovete poi renderla come se fosse la storia, il cappuccetto rosso viene salvato alla fine da lui, perché